Sono appena rientrata. È domenica, è carnevale, Trilla mi ha fatto faticare perché spaventata ho tutti quei bambini in maschera, coriandoli, stelle filanti, cose nuove, eccetera. E quindi niente, è andata così. Ho detto, visto che c'è questa bella luce, salutiamo gli amici. Fatto tardi, stamattina mi sono svegliata tardissimo perché ho visto il Festival di Sanremo fino a tardi, che mi è piaciuto. Devo dire, non tanto per le canzoni, forse ero distratta a seguire le canzoni, piuttosto mi è piaciuto lo spettacolo, insomma, tutte quelle cose che abbiamo potuto apprezzare, chi apprezza questo tipo di cose. Ah, no, devo togliere l'insaglia a Trilla. Allora, sì, faccio. Così mi balenava un po' per la testa una cosa, che chi non mi conosce sa nulla di me. E capita su questo canale, farebbe meglio a se è interessata, farebbe meglio un po' ad informarsi, perché cioè arrivano dei commenti e delle situazioni che poco tengono a considerazione in considerazione cos'è la mia vita. Io non voglio piangermi addosso, ma voglio semplicemente specificare una cosa, ragazzi. Allora, io ho trascorso più di un terzo della mia vita in un paese totalmente lontano, in Cina, cioè totalmente opposto. Non ho vissuto in questo paese dove sono nata, non vivo in questo paese da quando avevo 17 anni. E anche alternativamente, quindi ne ho 65, fate voi un po' il conto. Prendo questa decisione dopo tantissimi anni di rientrare in questo paese. E facile non è, ci sono dei tempi. Dei tempi da rispettare sull'approccio, su me stessa, rivivere in un posto totalmente opposto da dove ho vissuto. Ma voglio dire, è stata una mia scelta, ne prendo atto e con le dovute conseguenze. Ci sono migliaia di cose che devo affrontare. La salute in primis, questa casa da riorganizzare, lo sto facendo, riempire la mia vita anche con interessi primari, quelli che sono stati in pratica da sempre i miei interessi, cioè il lavoro, ma non il lavoro in quanto work addicted, ma in quanto io nella mia vita ho sempre lavorato, ho sempre badato a me stessa e quindi lavorare mi serve. Quindi l'adattamento, le persone che ho lasciato qui quando avevo 17 anni hanno avuto un'evoluzione diversa dalla mia. Per cui nella mia memoria c'era quello che eravamo, ma oggi non siamo più quelli che eravamo, siamo il frutto di quello che abbiamo vissuto. Lo stesso dicasi per... Io non sono abituata a fare la spesa qua. Non sono abituata perché per 25 anni ho fatto la spesa. Cioè io ho lasciato l'Italia che c'era ancora l'UPIM, la Standa. C'era la SMA dove andavo a fare, SMA si chiamava, non mi ricordo, dove andavo a fare la spesa
quando abitavo a Roma, a San Giovanni, o c'erano i mercati di quartiere, o c'era il panettiere. Io qui la spesa non la facevo, perché quando vivevo qua era mia mamma che faceva la spesa. Allora, oggi mi sono ritrovata con tutti questi department store, supermercati, e faccio confusione dove comprare cosa. Lo dicevo prima scrivendo un commento mentre ero seduta al bar a prendere un caffè. Faccio difficoltà, non memorizzo, no, anche perché non è la mia priorità principale in questo momento sapere che il detersivo lo compro là, o piuttosto i biscotti, devo stare attenta all'olio di palma, per favore, per favore. Io quello che leggo non contiene olio di palma, ma stiamo ancora a ragionare su questi termini. Cioè, il fatto che io mangi o non mangi bene in salute, non lo so. Comunque, allora, la mia vita è fatta di tante cose, è tutto un ricostruire, è tutto un divenire. Io sono fortunata, sì, sono fortunata. Mi hanno appena consegnato arance e mandarini appena cotti. Cioè, non ho bisogno. Arance e mandarino appena tolti, non ho bisogno, non... Cioè, non mangio bene, non penso alla mia salute, ma che ne sapete? Che ne sapete? Cioè, il commento è stato uno solo. Non lo so, non vorrei toccare questo argomento, è stato... Io parlo e so e conosco benissimo i rischi del parlare, però veramente rientrando qui in Italia, finché vivevo da italiana all'estero, la mia visione dei social italiani era completamente diversa, è cambiata moltissimo. Ma alcuni mi servivano per mantenere contatti con persone che avevo perso negli anni, colleghi di lavoro, amici del passato che non sapevo più. Questo Facebook mi ha aiutato tantissimo. YouTube è stata una compagnia iniziata per caso, è stato un po' un mio diario giornaliero, un voler fare dei fermo immagini di una vita che mi sembra in questo momento lontana anni fa. Devo chiedere per ogni cosa, si avvicina il Capodanno cinese, volevo fare la mia busta rossa Red Bag per Tamina, è un'abitudine cinese fare la Red Bag. E ho avuto difficoltà anche con questo, mandare dei soldi, perché volevo che poi fosse lei andare proprio con suo papà, ovviamente, a ritirare i suoi soldi con un messaggio, come si chiama, Western Union. Beh, ieri ero a Western Union, cioè, allora faccio un passo indietro. Io non ritrovo più questa città, non la ritrovo più perché vedo gente completamente diversa, vedo gli extracomunitari che sono tantissimi, non c'è. Ci sono i giovanissimi e ci sono gli anziani, non c'è via di mezzo. Vabbè, anch'io sono anziana, però non mi ritrovo ancora in quegli anziani là. Allora avevo tutta questa serie di extracomunitari, eccetera. E ieri, mentre ero in questa agenzia dove cercavo di organizzare questo trasferimento a Tanina, ho visto questa povera gente, tutta munita però di carta d'identità, per carità. Inviare 30 euro, 50 euro, 20 euro, sì, l'ho già detto.
cioè alle proprie famiglie. Mi ha fatto Mi ha dato una profonda tristezza Mi ha fatto Quasi mi sono sentita colpevole che io sto mandando dei soldi a una bambina che non ne ha bisogno e che è solo per una tradizione. Allora, ci sono tutte queste cose. Io come se dovessi riniziare da capo. Ecco, sono qui a riniziare da capo. Ripeto, ci metto tutta me stessa e tutta la mia forza per farlo. Ce la faccio, ho bisogno semplicemente un po' di tempo. Forse risolvo il problema della patente, forse quindi posso diventare un pochino più autonoma. Ho scoperto per esempio che mi avevano detto che la stazione qui in questo paese era stata chiusa, invece sono stata a vedere, sono arrivata fino alla stazione e funziona. So che c'è un treno che porta fino a Tropea, ma appena ne parlavo con uno dei miei fratelli mi ha detto: per carità, non provare quei treni, che non ti venisse in mente di prendere uno di quei treni perché è pieno di extracomunitari. Gli extracomunitari, ma sono gli stessi extracomunitari che ho visto ieri, cioè non lo so dove deve essere la mia paura, non so, tutto un divenire. Quindi non so cosa ingurgito, ma perché potete sapere cosa ingurgito, di che cosa mi cibo dal fatto che io sia andata a fare la spesa a Eurospin e poi voi non sapete che dopo con Sandra siamo stati anche alla Lidl perché era lì che dovevo andare. La Conad ce l'ho qua in città, così come il Mercadò, però devo fare semplicemente pratica. Devo fare semplicemente pratica. E quindi niente, vi prego veramente, caldamente, chi capita per caso su questo canale, prima di esprimere o esprimere considerazioni, ma no, poi ci sono garbi e modi, la mia capitana ha spiegato le cose, impara a leggere le etichette. Sì, imparerò a leggere etichette, mi ci vuole la lente di ingrandimento, leggere le etichette, ma poi le etichette che cosa mi dicono in più? Io non è che ho dei problemi, ho fatto la routine dell'esame di sangue, i miei valori, colesterolo, glicemia, uricemia, tutte queste cose qui stanno a posto. Questo non significa che io non vado a mangiare, cioè mio fratello Mr. Chef che mi inonda di verdure già preparate, verdure e frutta mi vengono, cioè ce le ho fresche dall'orto a casa, c'è una signora che me le porta già quando mi chiede vuoi il minestrone già tagliato, perché non compro surgelati, non sopporto comprare i surgelati perché non voglio rompere la catena del freddo, non mi interessano i surgelati, preferisco prendere, che ne so, il pesce spada fresco e poi surgelarlo a fette, semmai. Ieri mi hanno portato delle alici già pulite, io mi diverto a pulire le alici, ma erano già pulite. Cioè, sono fortunata, ma tutte queste cose non ve le faccio vedere. Non sapete che cosa io vado a mangiare adesso, che pranzo, sono l'1:10. Cioè, io ho un unico vizio, le sigarette, ecco. Per cui chi è contro il fumo? Vabbè, se ne facesse una ragione, me ne farò una ragione. Ho un vizio, mi curo la pelle. Ho un vizio,
quello di cercare di invecchiare con dolcezza, con discrezione, con amore. Niente, questi sono i miei vizi. Un inno alla vita. Un bacio, buona giornata e basta così, eh. Trilla. Adesso do da mangiare a Trilla. Ciao a tutti, un bacio, ciao.